Come da tradizione ormai consolidata, anche quest'anno ritorna l'immancabile appuntamento dell'estate con la manifestazione Il Borgo in Festa a Ripalta di Cartoceto. Evento dedicato al divertimento, nei quali gli ospiti avranno la possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Saranno anche 3 giorni di musica e divertimento, con le migliori orchestre, giochi, animazione ed esibizione di danza sportiva. Venerdì 9 inizieremo con l'esibizione della scuola di ballo locali, New Dancing Time di Lucrezia e New Latin Academy. E successivamente inizieremo le danze con latine, con chi con ritmo. DJ fino a notte fonda. Sabato faremo alle 19 l'apertura degli stand, alle 20:30 esibizione della scuola di ballo My Dance di Graziano Bruciati e alle 21:30 inizio del ballo con Andrea e Valentina Fiorentini. Domenica 11 invece apriremo con una scuola di ballo, con un'altra scuola di ballo, Dream Dance Marche, dove molti di noi ballano tutto l'anno, insomma si esibiscono e la frequentano. Praticamente alle 20:30 scuola di ballo Dream Dance Marche e alle 21:30 il ballo con l'orchestra Vincenzi. All'interno della chiesa sarà possibile ammirare l'antica statua lignea della Madonna di Campofiori e una mostra fotografica raffigurante i personaggi storici di Ripalta. Quest'anno, il 10° anno della festa, coincide anche con il 50° anniversario della fondazione della chiesa. Sono 50 anni che è stata costruita questa nuova chiesa di Ripalta. La chiesa era costruita su un materiale tufo, per cui ha avuto tanti problemi di stabilità e quindi si decise 50 anni fa di costruire questa nuova chiesa in questo terreno che era della curia. Questo permise di avere sia un risparmio dal punto di vista economico, ma soprattutto alla lunga abbiamo visto che è stata una scelta felice, perché è l'unica chiesa, almeno della parrocchia di Cartoceto, perché Ripalta fa parte della parrocchia di Cartoceto, con un terreno così ampio. Novità di quest'anno prevede la presentazione di un libro previsto nella serata di giovedì 8 agosto sulla storia, dal titolo Ripalta, storia di terra e di uomini, organizzato in collaborazione con l'associazione culturale La Via della Seta. È una novità chiaramente per Ripalta, su cui non si è mai scritto nulla, e in questo libro ho percorso le varie vicende dalla nascita dell'antico castello fino ad oggi.